like move to the left, move to the right. Ah, now move a little back and do it thing right. Now pass for me, pass for me. Don't hit me, but pass for me, pass for me. I say I move to the left, move to the right. Ah, now shake a little bit and move it all tight. Now pass for me, pass for me. Don't hit me, but pass for me, pass. We can do it all weekend. Ben ritrovati con quello che è il 20° appuntamento con Bergamo a Canestro, il magazine settimanale che vuole cercare di affrontare un po' tutti gli aspetti della palla a spicchi della nostra provincia. Veniamo subito a introdurre il nostro gradito ospite odierno, che è Guido Pozzi, dirigente della Blue Basket 1971 Treviglio. Con lui vedremo di analizzare quello che è stato finalmente un buon fine settimana per le quattro squadre bergamasche che militano nei campionati nazionali. Ha vinto Treviglio, ha vinto Costa Volpino, la terza vittoria consecutiva che gli ha permesso di abbandonare finalmente l'ultimo posto, ha vinto anche la Fassicura del Val Salbino in casa contro Pordenone, un importante confronto diretto a salvezza, ha purtroppo invece cannato, consentitemi questo francesismo, la partita la Bergamo Basket 2014, che dopo aver illuso per almeno 25-28 minuti di poter far bottino a Roseto, è purtroppo calata nel finale, è andata a perdere, salvaguardando per fortuna il più 18 dell'andata, però era una vittoria che avrebbe, come si suol dire, tagliato completamente le gambe a Roseto, l'avrebbe tolta completamente dalla lotta per la salvezza, si sarebbe già così sicuri dei play-out. Invece purtroppo ci sono tre squadre a 8 punti, ma di quello poi parleremo nel secondo blocco, quando affronteremo quella che è la realtà della squadra cittadina di A2. Veniamo invece a quello che è stato un fine settimana positivo per la formazione di Treviglio, parlando con, possiamo definirlo, il primo tifoso della vostra squadra, che è Alberto Mattioli, credo che quello possiamo dirlo senza tema di smentita. Come al solito nel colloquio che ho con lui la domenica sera, continuiamo a vincere, ma vincono anche le altre. E stranamente da questa parte la lotta per evitare i play-out, come si suol dire, diventa veramente, veramente serrata. Chiedo nel frattempo al nostro caro regista se ci può mettere in sovraimpressione prima i risultati e poi la classifica del girone ovest della 2. Un turno caratterizzato anche da risultati abbastanza inattesi. Vediamo soprattutto nell'ordine la vittoria dell'Eurobasket Roma sul campo di Latina, un derby propriamente non agevole, e soprattutto il passo falso di Tortona, che non più di 15 giorni fa li aveva battuto solo nel rush finale, ma è andato a perdere con Rieti, per una classifica che prontissimo, ecco la regia che ci accontenta, vede ancora tanto, tanto, tanto equilibrio. Treviglio 18, fortunatamente addirittura la parte sinistra della classifica è soltanto 22, quindi in mezzo di due partite. Sotto Napoli obiettivamente si è staccata, e in questo caso ritengo che sia ormai un argomento abbastanza chiuso, quello della retrocessione diretta del club partenopeo. Però sotto vediamo Virtus Roma 14, Siena e Treviglio 18, Cagliari, Latina ed Eurobasket Roma 20, quindi tanto tanto equilibrio. Ti ritrovi un po' in quello che ho? Bah, direi assolutamente di sì, del resto questa è la conferma che il girone ovest, nel girone ovest come l'anno scorso regna tantissimo equilibrio, ci sono molte squadre, escluse magari alcune delle prime, che sono tutte in lotta per un posto, o nobile o meno nobile, quindi direi che è confermato. È arrivato il momento probabilmente anche di sperare sempre in qualche aiuto, fa bene anche al morale, però probabilmente è arrivato il momento in cui è anche giusto pensare che si deve uscire da questa situazione con le nostre gambe. Ecco, sinceramente l'unica che mi sembra un pochino fuori dal lotto, ma anche per quello che ho potuto vedere nelle immagini anche con le partite con Treviglio, mi sembra che Casale obiettivamente abbia una marcia in più rispetto alle altre, come conformazione fisica ma anche qualitativa. Sì, ma ti confermo, anche perché qua l'andata noi a Treviglio avevamo fatto una buona gara per due quarti, poi alla lunga la fisicità, la tecnica di questa squadra è venuta fuori, così come del resto un po' in tutto il campionato. Noi abbiamo ritrovato chiaramente un equilibrio di squadra con l'inserimento di Isley, e quindi siamo tornati ad avere quella forma che la squadra doveva avere dall'inizio.
È chiaro che forse in questo momento continuiamo a peccare un po' di gioventù, ma del resto è anche un po' la nostra caratteristica ed è il rischio che noi ci prendiamo tutti gli anni, quello comunque di avere una squadra anche molto giovane e di conseguenza riuscire ad andare a vincere in trasferta su certi campi come Casale, su altri Non è sempre campi facile. non è facile. Non lo sarebbe facile anche con una squadra di esperti, obiettivamente. Peraltro il campionato probabilmente Ce questo lo sta equilibrio e questi lì risultati lo facendo dimostrano. vedere. A me piace un po' uscire sempre da quello che è il contesto della settimana prima, andare un po' a guardare in quello che è un po' il contesto generale. Qual è l'aspetto che ti è piaciuto di più di questa stagione di Treviglio e qual è invece la cosa che, possiamo dire, ti è piaciuta anche di meno, oppure che speravi andasse in maniera diversa? Boh, guarda, parto subito dal dirti che la cosa che ci è piaciuta di più esula dall'aspetto tecnico e quindi è la crescita, malgrado una stagione difficile, l'ambiente, il pubblico, il sostegno, tutte quelle che sono le componenti che stanno attorno alla squadra, La cornice, la diciamo. cornice continua ad avere veramente, continua a darci delle soddisfazioni che vanno al di là del risultato. Questo probabilmente è anche segno di maturità dell'ambiente, della società, di tutto il pubblico che sa perfettamente cosa si deve aspettare dalla squadra in questo momento, pur avendo fatto 2 stagioni, credo, molto molto positive, eccezionali. Ripartiamo tutti gli anni con la consapevolezza che purtroppo la squadra è costruita con il budget che ha per fare un campionato tranquillo, ma anche quello di dover lottare come quest'anno stiamo facendo. Quindi questo è l'aspetto sicuramente più importante. Poi, sai, è chiaro che speri sempre, così come peraltro la crescita dei nostri giovani, perché l'esplosione di Pecchia, il miglioramento di Palumbo e anche quelli che hanno magari, beh, Andrea Mezzanotte, un po' Vabbè. tutti, insomma, quindi questi sono tutti aspetti che ci riempiono di soddisfazione. Poi, sai, è chiaro che essere in una posizione un pochino più tranquilla, poter guardare le cose in maniera più serena, avrebbe fatto molto più piacere. Quindi questo è un Io po'. continuo a sostenere la mia tesi da tempo, che magari a qualcuno non piace, però io continuo a sostenere che avete abituato troppo bene tutti quanti e quindi quando non riuscite a ripetere una serie di risultati come quelli degli ultimi anni sembra quasi che siate deludenti, invece secondo me bisogna rivalutare o contestualizzare bene gli eccezionali risultati degli anni precedenti e altrettanto vero che non ci si può sempre ripetere, può anche capitare l'annata un pochino meno, come si può dire, brillante o meno Ah sì, soddisfacente, questo che non vuole dire che comunque il contesto generale, come mi piace chiamarlo, sia sostanzialmente valido e dia questa possibilità di continuità a lungo termine. Ma io credo che a tutti i livelli, dalla Serie A1 di basket, al calcio, i budget e la costruzione delle squadre hanno un pensiero tecnico e un programma ben preciso. Ciò non toglie che tutte le annate sono ogni anno una diversa Sono diverse, dall'altra esatto. e bisogna essere consapevoli che la forza della serenità che hai in un momento come questo non deve venire nel momento in cui le cose non vanno bene, ma devi costruirla quando sai che stai facendo una stagione importante come quella che abbiamo fatto, Esatto. pur sapendo che potrebbe esserci una stagione invece più complicata. Questa lo è a causa di infortuni, a causa probabilmente ancora di una giovinezza della squadra ulteriore rispetto agli anni passati. Sono tantissime Sì, ma sono tante le le componenti componenti, che bravo. portano a una stagione vincente, lo mettiamo qualche volta anche un po' di fortuna, perché come si suol dire, basta tante volte un piede sopra un altro per far saltare una caviglia e far cambiare una stagione. E Sì, questa non certo. è bravura o programmazione altro, ma è anche spesso e volentieri un quel briciolo di fortuna che è la stessa cosa del canestro che gira 3 volte prima di andare giù dalla retina oppure di uscire beffardo. Quindi, secondo me le valutazioni non devono essere fatte esclusivamente. Le capisco quando vengono fatte dai tifosi e ci stanno, perché ci mancherebbe altro, Certo. da un altro punto di vista, però chiamiamole adesso. Allargando un po' l'addetto ai lavori, deve riuscire ad andare a estrapolare un po' quello che è il singolo episodio e guardare invece, l'ho già detto troppe volte, quindi non lo voglio più ripetere, il contesto generale dell'annata. Assolutamente. Veniamo invece a quello che è un po' la prospettiva futura. Adesso andiamo verso un momento di tranquillità. Dunque, è ufficializzato, mi sembra, il rinvio della partita Con con Napoli, sì. Napoli.
quindi che non verrà giocata nella data prevista, ma viene rinviata, se non ricordo, a metà aprile. 11 aprile, secondo me, sì, comunque verso la fine del campionato. Sì. Esatto. E per certi versi, forse, parlando, guardando così, forse anche un meglio, ma forse anche meglio, perché probabilmente potreste incontrare un Napoli che in quel momento, non dico che possa essere in disarmo, ma obiettivamente con questo tipo di classifica avrebbe ben poco da chiedere al campionato, addirittura potrebbe anche capitare che qualche giocatore venga anche rilasciato per cercare di rientrare un po' dei costi. Qui potremmo aprire una parentesi riguardo una serie di regole, secondo me un po' troppo larghe, un po' troppo, che lasciano adito a questo tipo di operazioni che sicuramente non danno una vera regolarità al campionato, perché se si comincia si finisce. Capisco naturalmente le squadre che magari arrivate a un certo punto della stagione non hanno più nulla da dire, però una volta si diceva che bisognava onorare il proprio impegno fino al termine. Anzi, a maggior ragione tanto di cappello a chi negli anni, magari pur essendo già retrocesso, è andato in giro a ranare piuttosto che squadre che invece avevano, come si suol dire, lasciato andare un po' anche i propri giocatori. A maggior ragione si lascia andare gli stranieri, alla fine vai in giro e fai delle figure un po', chiamiamole, meschine. E qui mi provo a non andare oltre nel commento. Abbiamo detto però, il proseguo però rimane, poi ci sarà la sosta per la, c'è anche la sosta per la Coppa Italia, quindi è un momento anche per rifiatare, rimettere un pochino di benzina nelle gambe. Ma sì, direi. Sistemare qualche acciacco, sì, beh, un po' tante. Gli acciacchi si sono sempre. Poi. È un po' come si suol dire il momento per rifiatare prima del rush finale. Poi bisogna sempre prendere quello che accade, quindi rinviata la partita con Napoli per il raduno dell'Under 18, noi e loro abbiamo un giocatore che è chiamato al raduno della nazionale, e quindi acciacchi, morale da mantenere, da ricostruire, da fare in modo che tutto sia tranquillo, ci sono sempre in questo periodo della stagione, quindi poi comunque completeremo anche l'inserimento dei giocatori che sono arrivati, anche se sono già ben inseriti successivamente, quindi saranno 3 settimane, adesso la squadra ha alcuni giorni di riposo per poi riprendere e preparare i rush finale. Ogni tanto, come si suol dire, va bene anche un po' staccare. Sì, assolutamente, sì. Anche perché la stagione, ricordiamo, è iniziata. Anche perché, approfitto per dire, sempre tornando agli aspetti positivi un po' del nostro sistema, vanno tutti in palestra, al palazzetto, per gli allenamenti, sempre con un'intensità e una serietà che va riconosciuta a tutto lo staff tecnico come i giocatori. Quindi da questo punto di vista un po' di riposo può solo che far bene. Quindi non possiamo dare l'appuntamento a breve, diciamo soltanto work in progress, e diamo quindi la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. A rientro in studio vedremo di affrontare quelle che sono le altre componenti del basket bergamasco. Torniamo in studio e passiamo, come si suol dire, all'altra metà della due maschile bergamasca, vale a dire la Bergamo Basket 2014. L'abbiamo detto nell'introduzione, purtroppo una sconfitta nel confronto diretto alla Palamaggetti con Roseto degli Abruzzi. In collegamento telefonico abbiamo Nicolò Cazzolato. Nicolò, mi senti? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Allora, nell'introduzione ho detto che per almeno 25 minuti, per me, io ho visto la partita in streaming, sinceramente avevo la netta impressione che poteste fare vostra la partita. Purtroppo però le prime avvisaglie non proprio entusiasmanti sono arrivate a metà del terzo quarto, e poi obiettivamente la palla è finita nelle mani loro e sono riusciti a gestirla fino alla fine. Ho visto una partita sbagliata? No, assolutamente. Diciamo che noi siamo rimasti in vantaggio anche per diversi minuti, controllando bene anche la partita. E siete arrivati a 10, obiettivamente. Sinceramente, a dare quella zampata che ci faceva magari andare sul più 20, dove lì loro magari tiravano i remi in barca e avrebbero mollato. Ecco. Non abbiamo avuto questa capacità. E niente, loro poi si sono riavvicinati, come hai detto tu, nel terzo quarto, fino ad arrivare poi punto a punto, e lì, prendendo un po' di inerzia anche dal fattore campo, l'hanno portato a casa, ecco.
Ecco, sinceramente, vedendola così in televisione non mi è sembrato però un ambiente proprio di quelli megatorridi come in una volta, o sbaglio? No, di sicuro all'inizio il pubblico, anzi, era, cioè, avevano molta pressione perché erano appunto fischiati, si sentiva che non c'era un ambiente sereno. Poi però, vedendo che la partita riprendeva piede e comunque loro stavano recuperando, diciamo che l'ambiente è cambiato totalmente, è iniziato a incitarli Sì, e però loro si niente sono di gasati, hanno sfruttato questa particolarmente, cosa qui, ecco. nulla di particolarmente pesante, mi sembra, No, no, comunque no, diciamo che non assolutamente. c'era il pienone, però sicuramente un ambiente carico, ecco, dopo. Nulla di rilevante comunque, cioè, No, no, niente di assolutamente, negativo, ecco, non più ai che livelli di altro. Treviso, della Fossa, queste cose qua, Esatto, ecco. esatto. Purtroppo anche in questa occasione a fare un po' la differenza, soprattutto mi sembra che l'abbiate sofferte, sono state le guardie. Con Jesi, obiettivamente, vabbè, c'era Hasbrouck in serata di super vena. Grazie. Qui, nel momento in cui sono andati in difficoltà, è stato un po' un tuo conterraneo, vado a dire Marco Contento, che li ha un po' tolti dalla buca, come si suol dire, e gli ha dato un po' di entusiasmo. Carlino, obiettivamente, nel primo tempo l'avevate limitato bene, alla fine si è un po' svegliato e ha cominciato a fare anche canestro. Sì, L'impressione mia è che decisamente. alla fine sia mancato qualcosina anche di, tra virgolette, non dico gambe, però un pochino più di sicurezza, mi siano un po' traballate anche le mani nel finale. Ma loro, secondo me, hanno improntato la partita diciamo, attaccando in maniera molto dinamica, anche a tutto campo, sempre, cercando di spingere anche oltre, diciamo, il ritmo che imponeva la partita. E questo alla lunga ha pagato. Contento, ha trovato un'ottima partita dove è riuscito con delle soluzioni anche individuali a fare in modo che rimontassero, ecco. E poi anche Marulli ha tirato molto bene, ha tirato Sì, alla 5 fine,6 ecco, da 3, ricordiamoci, una nota quindi. positiva per i bergamaschi, Robin Marulli, classe 91, ex Sì. Blu Arobica, ex Treviglio, ha finito con 18 punti, 5 su 6 da 3, Esatto, insomma, che ha poi hanno fatto male, ha pesato fatto male, ha decisamente, purtroppo fatto male, in questo caso è stato sì. decisamente importante. Alla fine, purtroppo, guardiamo un bicchiere un tantino pieno, che per fortuna si è riusciti a salvaguardare la differenza canestri, ci mancava anche di andare a fare Sì, ecco. peggio, e adesso Quello sì. Sì, diventa, purtroppo, ecco, poteva essere la partita della svolta per affossare definitivamente Roseto, non si è riusciti, adesso bisognerà aspettare e mi sembra che alla fine, a prescindere da tutto, sarà fondamentale la partita in casa con Ozzie Nuovi. Sopra, ma obiettivamente, bisogna già sì. pensare, secondo me, obiettivamente, a partita per partita, per cercare di trovare la miglior posizione, ma secondo me la rincorsa a evitare i play-out a questo punto mi sembra decisamente complicata per il distacco che c'è. Ma direi proprio che noi dobbiamo puntare ad arrivare nel più alto piazzamento possibile dei playout, quello è il nostro obiettivo in questo momento. Pretendere qualcosa di più sarebbe un po' pretenzioso, però ci proviamo, dobbiamo vincere più partite possibili per evitare di finire diciamo, in Sì, cercare eventuale di evitare gioco a tre, differenze, chiamiamolo classifiche avulse e altre così. cose che sono Esatto, sempre differenza pericolose. canestri in caso di arrivo a pari punti sia con Orzi che con Roseto. Quindi sicuramente la partita con Orzi è uno spartiacque dove ci fa, diciamo, almeno chiudere il discorso forse retrocessione diretta, però anche le altre partite comunque non sono da sottovalutare, arrivare anche 2 punti sopra Orzi o comunque arrivare 2 punti in più di Roseto che metti poi con Orzi si scontri, Vabbè, Orzi adesso, Orzi possono e Roseto sono pesare. già 1-1 e fattore differenza canestri a favore di Roseto. Ecco, quindi Quindi alla diciamo fine degli scontri noi diretti manca abbiamo. solo quello tra Bergamo Sì, e noi in e casa Orzi. per fortuna e voi ripartite per fortuna, visto come si era messa la partita al Pala San Filippo, da meno 14 se non ricordo male. Esatto. E obiettivamente per come si era messo, se ti ricordi la partita in quel momento, già il meno 14 è buono perché obiettivamente in quella Certo. partita c'era stato un momento in cui loro rischiavano veramente di dilagare. Erano in Assolutamente una sera d'accordo. di assoluta vena nel tiro da fuori.
non ricordo le percentuali precise, ma segnavano veramente ogni volta che alzavano la mano da tre punti quella sera, certo. l'avevano messa. Assolutamente. Nicolò, volevo invece uscire un po' da quello che è il contesto BB14 e entrare invece nel contesto Nicolò Cazzolato. Innanzitutto, come sono le condizioni del tuo ginocchio? Ti aveva dato un po' fastidio nell'ultimo periodo? Ma nell'ultimo mese, diciamo, ho sofferto abbastanza questa infiammazione che ho cronica ormai, che mi porto dietro da qualche anno. E la stiamo gestendo bene, e cerchiamo attraverso iniezioni e diciamo da gestione dei carichi a riuscire ad arrivare magari meglio alla partita. Sicuramente però poi non è facile magari entrare in ritmo e diciamo anche creare un po' di continuità nel lavoro e che poi insomma può giovare ecco la domenica, ecco. Però sono positivo e credo che comunque vedendo anche fino adesso riesco a gestirmi e comunque a cercare di dare il mio contributo la domenica, ecco. Ecco, la domandina che a me piace sempre fare: qual è l'avversario che più ti ha impressionato vedendolo tu dal campo? Perché quello che vediamo noi da fuori poi è sempre relativo. Chi ti ha dato Treviso, fatto secondo me, al ritorno adesso è completamente un'altra squadra. Secondo me in questo momento ha uno stato di forma anche migliore di Trieste e anche secondo me è ecco, meglio anche. Posso chiederti una conferma di impressione vista da fuori campo? Treviso a me aveva fatto una grossa impressione soprattutto dal punto di vista fisico, di impatto fisico. Diciamo che dal playmaker esatto, a me che aveva fatto molta impressione è stato Fantinelli. Che mi sembrò quella sera mi è sembrato un po' il simbolo di quella squadra e mi erano sembrati veramente di una fisicità debordante. Tra lui e Brown, sinceramente, vedendoli da fuori, vedendoli come si dice da tre metri, mi avevano fatto una grossa impressione. È uguale a quella che hai avuto tu dal campo? Confermo. Beh, loro ormai sono dei veterani in questa categoria, ormai è 3 anni che ci sono, hanno costruito la squadra e ogni anno cercano di vincerla, quindi ormai diciamo hanno fatto gli innesti giusti che gli potessero servire per arrivare fino in fondo, anche ai playoff, che poi è un altro campionato, ricordiamolo. Siamo in chiusura con te, ricordiamo che domenica non si gioca, la partita con la Fortitudo è rinviata l'8 marzo, giusto? Esatto. E quindi anche per voi è, come si suol dire, il momento di tirare il fiato e mettersi un attimo a posto? Sì. Dovremmo gestire bene le energie in questo periodo, cercare di recuperare dagli infortuni e arrivare pronti. Soprattutto magari adesso è decisiva, quindi viene anche importante questa fausta per cercare di mettere un pochino più di minuti nelle gambe di Hollis, che obiettivamente non mi sembra ancora tarato sui 40 minuti. Certo. Sicuramente anche lui deve un attimo prendere ritmo e un po' di continuità anche col lavoro quotidiano, quindi in queste 2 settimane abbiamo tempo anche per inserire meglio anche lui. Grazie Nicolò, in bocca al lupo per il prossimo, ci sentiamo presto. A presto, ciao, buona giornata a tutti. Grazie. Ciao. Torniamo in studio e affrontiamo invece quella che è la Serie B con Liseo Serrature e Pallacanestro Alto Sebino Costa Volpino. Ha vinto la terza partita consecutiva, sicuramente è stata la gara, possiamo dirlo, la più netta delle vittorie colte fino adesso la formazione allenata da Max Giubertoni. Ha battuto in modo netto, conducendo per quasi tutti i 40 minuti il confronto casalingo con Olginate, un Olginate che con la perdita di Planezzo ha perso anche un pochino di quella che era la verba che aveva avuto nella fase iniziale. Ricordiamo che la squadra vecchese è matricola. Un risultato importante, l'abbiamo detto, la terza vittoria consecutiva che aveva fatto seguito soprattutto alla vittoria prima stagionale in campo esterno in quella di Bernareggio, un Costa Volpino che finalmente è riuscito a completare l'aggancio all'ultimo, alla penultima, vale a dire a Palermo. Palermo era riuscito a sfuggire settimana scorsa vincendo abbastanza clamorosamente in casa con Piacenza, questa volta non è riuscito ad andare a pareggiare il conto. Costa Volpino quindi, in virtù anche del fatto che ha la differenza canestri a favore con il team siciliano, è ora penultima. Dovremmo avere in collegamento telefonico proprio l'allenatore della formazione sebina, Max Giubertoni. Mi senti? Sì, pronto. Ecco qua. Nell'introduzione ho detto che finalmente siete riusciti a fare quell'aggancio che avevate fallito settimana scorsa
poi anche per la contribuzione di Piacenza che non era andata a vincere in quella di Palermo. Comunque tre risultati positivi importanti che vi daranno morale, ma soprattutto mi sembra che la squadra adesso abbia sia uno spirito ma anche un assetto un po' diverso. Beh, allora, sì, finalmente siamo riusciti a fare l'aggancio che ci era scappato la settimana scorsa, e facendo per noi tre vittorie consecutive era un po' triste il fatto che non fossimo riusciti ad agganciare il penultimo posto, diciamo, quindi l'accesso ai play-out anziché la retrocessione finale. La squadra beh, sicuramente ha cambiato qualcosa di assetto, ha cambiato, perché chiaramente in precedenza l'arrivo di Madlic, adesso ultimamente anche Trevisan, che comunque ci dà profondità nella panchina, ci permette di prima di tutto di allenarci al completo, cosa che non facevamo da tempo ormai. E poi diciamo che ci dà anche un po' di fisico e di centimetri in mezzo all'area che comunque non guastano mai. Questo sicuramente è importante. La squadra adesso chiaramente vincendo si prende morale, si gioca meglio, ma direi che la nota positiva, più positiva che vede in queste ultime fasi di campionato, è che finalmente ha trovato una convinzione, una determinazione importante dal punto di vista difensivo, visto che in queste tre vittorie la costante è che non abbiamo mai preso più di 60 punti, e quindi quando non prendi più di 60 punti facilmente poi puoi pensare di vincere le partite. Abbiamo detto, c'era stato un momento obiettivamente difficile della stagione in cui le cose non andavano bene anche per motivi fisici, tanti infortuni, c'è stato un momento obiettivamente che mi ricordo una settimana che vi siete allenati in tre addirittura o poco più. Sì, e questo obiettivamente poi durante alla fine della settimana, durante la partita, si paga. Trevisan mi è sembrato un'addizione importante anche per l'energia probabilmente che vi ha dato rispetto stando sotto canestro. Non mi sembra uno che interessi più di tanto andare in giro per il campo a prendersi tiri da fuori. Vi ha dato un po' di solidità in più a rimbalzo, se mi consenti, se segna qualche tiro libero in più forse meglio, però obiettivamente mi è sembrata un'addizione umile ma importante. Sì, hai detto bene, ci ha dato principalmente oltre i centimetri, visto che lui comunque è lungo, con braccia lunghe, quindi andare a tirare davanti a gente di 2'6 e 2'7 non è mai facile per nessuno. Ci ha dato molta energia, ci ha dato sicuramente uno che di carattere ne ha da vendere e l'ha trasmessa un po' a tutti. Chiaramente Madlic ci ha alzato la qualità, e in campo è sempre importante avere qualcuno che abbia qualità anche per guidare un po' gli altri. Sì, i tiri liberi di Trevisan effettivamente fino a oggi sono stati un po' un problema, nel senso che con Rimini, per esempio, quattro partite fa, cioè la prima della settimana dove avevamo il turno infrasettimanale, abbiamo perso per tirando il 50% liberi, tirandone parecchi. Quando perdi quelle partite perché sbagli tanti tiri liberi è un problema. Chiaramente Trevisan sa di questo problema, ne abbiamo parlato, sa che se tira i tiri liberi così, chiaramente il quarto si fa fatica a lasciarlo in campo, perché poi diventa un po' un fallo sistematico su di lui per recuperare la palla. Ci sta lavorando in allenamento, ti dirò che non gli tira così male, in partita purtroppo un'altra cosa, di solito è un'altra cosa, sì, la tensione, lo stress e tutto quanto fanno una componente importante. Situazione Borghetti? Ma se, purtroppo è l'unica cosa che nota negativa di questo periodo, nel senso che abbiamo avuto la conferma definitiva che deve operarsi la spalla, quindi per quest'anno non lo rivedremo purtroppo, anche perché lui ci dava una valida alternativa in attacco sia dal punto di vista sul perimetro per il tiro da fuori, che comunque in penetrazione, perché è uno che aveva cominciato adesso l'ultima partita che aveva giocato prima di tutto a far canestro, poi a mettere la palla per terra, andare al ferro e a guadagnarsi tiri liberi oltre a facili conclusioni o facili assist. È una mancanza importante, stiamo cercando piano piano di sopperire alla sua mancanza, cercando di inserire qualche minuto Tommaso Franco, che è un ragazzo del 98 che fino adesso ha avuto un po' di spazio nelle precedenti partite, nell'ultima un po' meno,
però stiamo cercando di dargli un po' più di spazio e altrimenti con gli altri, però diciamo che già adesso ruotiamo bene a 8, se ci fosse Borghetti 9, se riusciamo a inserire Tommaso Franco per qualche rotazione. Qualche minuto in più ci sta. Qualche minuto in più sì, ci può stare. Deve migliorare sicuramente dal punto di vista difensivo, perché comunque diciamo che è un po' il suo tallone d'Achille. Ecco, parlando di difesa, mi viene in mente subito il vostro prossimo avversario. Andate a giocare a Crema. Sì. Contro Salieri. Salieri farà le solite difese, come si suol dire, matchappate. Esatto. Giusto, quindi il solito tanto flottaggio in area, e sarà fondamentale fare canestro da fuori a quel punto. Sì, sarà fondamentale far canestro da fuori, ma più fondamentale ancora sarà far muovere la difesa, muovendo la palla. Sì, fare in modo che non collassino troppo, proprio esatto, piedinare a tutti quanti. Esatto, la prerogativa delle partite di Crema quest'anno è, va bene, innanzitutto tantissima grinta, tantissimo gioco fisico, in questo lo mettono in campo ogni domenica. Poi vanno sempre a raddoppiare il post basso, essendo una squadra tendenzialmente piccola, senza un 5 di ruolo, quindi bisogna essere bravi quando la palla arriva lì a non metterla per terra, ma buttarla subito sul lato debole, dove si aprono degli spazi importanti. E poi se mettono queste zone, come hai detto tu, matchappate, cercare di muovere, cambiare lato più volte possibile per andare a cercare poi gli spazi liberi. Gli spazi si creano muovendo la palla. Se pensiamo di portare in giro in palleggio, probabilmente facciamo il loro gioco e ci inceppiamo facilmente. Quindi sarà molto importante, ci lavoreremo tutta settimana su questo aspetto e vediamo domenica di riuscire a metterlo in campo. La cosa importante sarà contrastare la loro energia, che ne hanno tanta. Noi adesso siamo in un buon momento, 3 vittorie di fila, dobbiamo prendere molta energia da questa 3 vittorie e cercare di andare a Crema contrastando dal primo minuto la forza e l'energia che mettono in campo loro, che comunque sulla carta dicevano di essere partiti per salvarsi, ma in realtà almeno il reparto guardie è un reparto di tutto rispetto, gli manca un 5 veramente lungo in area, quello non ce l'hanno, è vero, però direi che tra Daniele Peroni, Paulin, eccetera, eccetera, mi sa che un bel curto di tutto rispetto. È di prima fascia, insomma, diciamo. Infatti lo stanno dimostrando, ecco. Perfetto, appuntamento okay. Alla prossima, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi. Ciao. Torniamo in studio soltanto per congedarci da questa seconda parte della nostra trasmissione. Diamo la linea alla regia, non prima di avervi ricordato che invece era arrivato l'importante risultato in Serie A2 femminile per la fase 2 del Bais Albina, arrivata la vittoria che vale anche il 2-0, molto importante nella lotta per la, tra virgolette, salvezza del girone nord della 2 femminile contro Pordenone, una partita che ha visto fortunatamente la formazione seriana condurre con autorità sin dalle battute iniziali e portarla in porto nel migliore dei modi. Soprattutto importante il ritorno ai livelli di competenza della capitana seriana Chiara Lussana, ricordiamo capitana ma non di età, possiamo dire, perché è una classe 96, quindi è tutt'altro che anziana da quel punto di vista, però è stato importante rivederla pimpante in campo. Siamo così alla pausa, diamo quindi la linea alla nostra regia. Questa ultima parte della nostra trasmissione affrontiamo un tema che è non completamente bergamasco. Parliamo sempre dei settori giovanili, a noi sempre molto cari. In collegamento telefonico abbiamo Guido Saibene, che è il responsabile tecnico regionale che si occupa un po' di quelle che sono tutte le rappresentative regionali maschili della nostra regione e che in questo periodo è on tour, come si suol dire, per la Lombardia, per cercare di vedere un po' i giovani che ci sono in circolazione, ma soprattutto per cercare di dare una certa impostazione a quelli che sono gli allenamenti e gli allenatori. Guido, mi senti? Sì, ciao Germano e un saluto a tutti gli ascoltatori, soprattutto a chi ha a cuore l'attività giovanile. Esatto. Allora, io ho cercato di introdurre, ho detto la cosa giusta come ti ho introdotto?
Sì, approfitto per magari dare... Specifica un po' di più magari, ecco. Ecco, allora innanzitutto il mio ruolo è quello di referente tecnico territoriale ed è diciamo un ruolo che il settore squadre nazionali affida diciamo part time a allenatori che appunto vivono, lavorano nelle regioni d'Italia e alle quali delega praticamente lo svolgimento dei centri tecnici federali che sono un occhio diciamo sull'attività giovanile. La cosa che fa differenza in questo caso invece è, se vogliamo, la lungimiranza di un dirigente come è Alberto Mattioli, che ha colto l'occasione per proporre questa figura, diciamo non si può dire a tempo pieno perché non c'è un contratto, la federazione non può fare contratti professionistici, però in buona sostanza dà la possibilità, in questo caso a me, di svolgere un'attività annuale, quindi integrando quella parte diciamo di tempo che non è inclusa nell'attività istituzionale del settore squadra nazionale, quindi mi ha assunto, ecco, usiamo questo termine, per svolgere la stessa attività in funzione di promozione dell'attività giovanile in regione. Quindi questa è una cosa, secondo me, meritoria e penso che sia anche una cosa indicativa e dell'interesse che c'è per il movimento di base in regione, ed è anche, credo, un segnale importante a livello centrale, perché c'è bisogno di tornare ad arare i campi. Ecco, sei tornato, Guido, dopo un po' di tempo nelle senior, possiamo dirlo, in A2, sei tornato nelle giovanili, che situazione hai trovato? È un po' che non sei stato fermo, hai circolato. Non ho mai perso il contatto completamente con l'attività giovanile, anche, voglio dire, come allenatore magari ho avuto vicende alterne a livello professionale, cioè ho avuto magari delle stagioni dove ho fatto attività anche in società piccole come Serunzco sul Naviglio o addirittura oratoriali come la Socialosa, per cui ho vissuto sicuramente la realtà della pallacanestro non solo a livelli alti ma anche a livelli diciamo più terreni, ecco, più terra terra. E quindi non ho mai perso la visione diciamo dell'attività giovanile. L'anno scorso ho lavorato a Livorno in Toscana, che al Don Bosco, società anche questa che ha nel DNA l'attività giovanile, quindi è una cosa che resta. E diciamo che in questi primi mesi, dove tra l'altro c'è stato anche un po' di stallo perché da una parte la rivalità mi si era un po' bloccato l'attività del settore squadra nazionale, le situazioni legate a Mattioli che sappiamo insomma aveva prima rinunciato e poi si era presentato per la presidenza, insomma io in questo periodo, non potendo fare un'attività diciamo ben definita e ufficiale, ho gironzolato un po' in lungo e in largo la Lombardia e devo dire che questa crisi che bene o male tutti quanti magari a sottovoce evidenziano si ripercuote ovviamente anche nell'attività di base, per cui società che investono meno sull'attività giovanile perché è poco remunerativa lo fanno sia a livello di reclutamento di ragazzi che a livello di istruttori che a livello di allenatori, per cui abbiamo allenatori che magari si trovano il compito di allenare ragazzi senza magari avere l'esperienza sufficiente o anche, voglio dire, un'istruzione sul campo, perché c'è differenza tra, e questo è il nocciolo, tra sapere teorico e sapere stare in campo, per cui la realtà è che sapere pratico. Puntualizzare. Ecco. C'è bisogno di puntualizzare questi aspetti perché bisogna ottimizzare insomma il tempo che noi spendiamo in palestra con i nostri ragazzi. Ecco, sono due principalmente allo stato attuale le attività. La prima è quella che possiamo dire dei raduni, e magari mi introduci quello di domani che poi seguiremo come programma e che metteremo in onda nel fine settimana con quell'allenamento partita, chiamiamolo un po' così, di domani al Palalido per i 2004, dove saranno presenti, lo ricordiamo, con Cerimono 4 ragazzi di Bergamo, Valerio Emanuele, certo, Innocenti della del Centro Basket Alto Sebino Costa Volpino, Davide Micheli della Seriana Basket, Andrea Leoni e Mattia Mora della Blu Aerobica Bergamo. Quindi, certo, se mi introdurrei quello, e poi anche l'altra cosa interessante, che è un po' una novità, che è questo famoso CRL Lab, che stai andando proprio a fare adesso a Costa Volpino. Esatto, sì. E allora, andando per gradi, quindi l'attività del settore scuola nazionale viene definita centro tecnico federale, ed è un'attività che viene svolta diciamo con 12-15 raduni
nell'arco dell'anno sportivo, dove vengono praticamente radunati i migliori prospetti delle annate 2002-2003-2004 a livello regionale. Invece quello che facciamo domani è un'attività prettamente del centro tecnico regionale, cioè un'attività del comitato regionale, dove praticamente abbiamo incominciato a vedere un gran numero di ragazzi del 2004, seguendoli anche nelle loro società e anche andando a vedere le partite, quindi non semplicemente chiamandoli e fra virgolette allenandoli una tanto, proprio perché vogliamo avere un'idea di cosa il movimento offre e soprattutto più che preoccuparci di selezionare X ragazzi da mandare a fare, che so, al posto delle regioni, ci interessa, diciamo, vedere un po' lo stato di salute e come fare per riuscire a dare qualche indicazione, magari da condividere con gli allenatori, sullo sviluppo tecnico dei ragazzi. Quindi questo è. Domani facciamo questa partita con 24 ragazzi, alcuni sono a casa pur essendo ragazzi che conosco e magari potrebbero esserci benissimo domani, ovviamente per dare la possibilità a tutti di giocare e diciamo magari in altre regioni una situazione analoga, già si allena la squadrina per il trofeo delle regioni, noi questo non lo facciamo perché uno, non ci interessa preparare una squadra per un evento, ma ci interessa dare gli strumenti ai giocatori perché possano diventare giocatori, diciamo, importanti della pallacanestro in futuro, quindi non adesso. Quindi domani abbiamo un evento che vogliamo vivere in maniera molto serena, dove i ragazzi giocheranno questa partita, chiaramente con un minimo magari di motivazione in più, perché la selezione regionale e tutti i castelli che possono essere costruiti su un discorso di selezione, però in realtà vogliamo vivere questa cosa in maniera molto, molto serena, perché a me piace ricordare ai ragazzi che, non so, un giocatore come Soragna ha raggiunto risultati altissimi, importanti, senza mai far parte di nessuna selezione provinciale, regionale o quant'altro. Quindi voglio dire, bisogna vivere con serenità questi momenti, che sono momenti di confronto e di crescita e non di giudizio, di valutazione assoluta su persone, ragazzi e atleti, insomma, ecco, quindi questo è importante. Questo è un aspetto, cioè faremo il trofeo delle regioni con alla fine 12 di questi ragazzi, ma soprattutto pensando a quelle che possono essere le esperienze formative per loro e non tanto a preparare una squadra per un risultato che poi alla fine poco importa, sicuramente non inciderà sul futuro di questi ragazzi. Mentre stai andando a Costa Volpino, giusto? Sei sulla sì, strada, questa invece è un'altra cosa che secondo me è un pochino più importante. Un po' diversa, diciamo. Sì, una piccola iniziativa, diciamo, che però è molto chiara nei suoi intenti. Allora, l'idea è che, intanto è una cosa che vorrei estendere ai 2005, quest'anno abbiamo cominciato con il 2004, e renderla istituzionale in maniera tale che ci sia un percorso per queste annate Under 14 e Under 13, quindi le fasce più basse dell'attività giovanile, proprio perché è lì che forse è importante incominciare a mettere i presupposti per uno sviluppo magari corretto delle qualità tecniche e fisiche di questi ragazzi. Allora, l'idea qual è? L'idea è che alcuni ragazzi che noi individuiamo e concordiamo con le società, perché non è una cosa che cade dall'alto, questa è una cosa che viene proposta e condivisa con le società, e chi aderisce vi partecipa, chi invece non è interessato ne resta fuori. Quindi in buona sostanza si contattano le società e si propone che alcuni dei loro ragazzi con i loro allenatori facciano degli allenamenti itineranti su base provinciale, per cui per parlare di Bergamo, diciamo che abbiamo contattato alcune società, chi ha dato l'adesione è stato Scuola Basket Treviglio, la Blu Aerobica e Alto Sebino, altre per altri motivi hanno declinato, e quindi alcuni di questi ragazzi di queste società con i loro allenatori svolgono con me un programma tecnico basato su tiro e fondamentali offensivi uno contro uno, con allenamenti che si svolgono una volta ogni 3-4 settimane e allenamenti itineranti. Oggi siamo a Costa Volpino, l'altra volta eravamo a Treviglio,
la prossima volta saremo a Bergamo, in maniera tale che tutti danno una disponibilità di palestra che poi è minima, quindi una volta ogni, diciamo, 2 mesi circa, e gli allenatori, quindi i ragazzi, si muovono con uno spostamento più che accettabile, diciamo, sono io che in realtà faccio gli spostamenti più ampi, e facciamo un lavoro molto analitico per sottolineare non solo l'importanza dei fondamentali di cui ho parlato prima, ma anche la necessità di tornare a una cura del dettaglio, delle ripetizioni, quindi a quel saper fare a cui facevo riferimento prima, che diciamo è il completamento del sapere di un allenatore, quindi non deve essere un sapere teorico, ma un sapere teorico che poi trova uno sbocco pratico. E devo dire che abbiamo dei riscontri già abbastanza positivi, lo vedo nell'entusiasmo dei ragazzi, lo vedo anche nella partecipazione e nella condivisione degli allenatori che hanno aderito e che trovano in me il loro, diciamo, come posso dire, senior assistant, mettiamolo così, non certo uno che debba giudicare il loro lavoro, il loro operato, che sono il loro fratello maggiore, se vogliamo, che cerca appunto di far riflettere sulla metodologia di insegnamento, sulla qualità delle correzioni, degli esercizi che si vanno a proporre, suggerendo magari alcuni aspetti metodologici che sono però estremamente pratici. Ovviamente questa cosa ha un limite, perché ovviamente non può riguardare tanti giocatori in palestra, perché cadrebbe il principio di poter curare i dettagli, però vogliamo aprire questo tipo di iniziativa a tutti gli allenatori under 13 e under 14 interessati, che verranno in qualche maniera coinvolti e nella presentazione dell'allenamento, se possibile nello svolgimento dell'allenamento, e sicuramente in una parte finale dove ci sarà una discussione tecnica. Ecco, credo che questo sia forse la cosa un po' più innovativa e che stiamo cercando di misurare proprio concretamente, e speriamo, ecco, insomma, se mi permetti, una cosa che deve essere recepita nella maniera corretta da parte delle società, sì, e degli allenatori. Ci vuole tempo, perché poi anche magari molti hanno diffidenza o si perdono semplicemente nel quotidiano. Poi è inutile dire che c'è chi vede queste cose come un problema e c'è chi le vive invece come un'opportunità. C'è da dire che poi ci sono realtà, non so, banalmente la buona educazione vorrebbe che a una lettera di invito magari si risponde dicendo sì, dicendo no, c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, però voglio dire, non è importante, cioè bisogna fare affidamento su chi c'è e non su chi ti macchia. Sì. Vogliamo ricordare l'appuntamento di domani alle 17 a Palalido, giusto? Sì, 17-19 Palalido, e approfitto perché alle 7:15 invece avremo un incontro con alcune società dei ragazzi presenti a questo raduno, a cui verrà proposto questo CRL Lab nella sua, diciamo, interezza, e per cui chi può essere interessato, dalle 5 alle 7, opportunità di vedere 24-25 ragazzotti di Belle Speranze Lombardi del 2004, e subito dopo capire magari che cosa si cela dietro a questa parola, così un po', questo acronimo CRL Lab, che è un laboratorio, ecco, non sappiamo come altro definirlo, per gli allenatori. Quindi curiamo gli allenatori, seguiamo gli allenatori per avere insegnamento migliore che si riversa sui ragazzi. Questo è il concetto e la logica che sottintende a questo progetto, e diciamo il merito rimane e resta Alberto Mattioli, che in me ha intravisto questa opportunità, e se qualcosa non va bene è la colpa mia. Mettiamola così. Perfetto. Siamo... Ti ringrazio innanzitutto. Niente, grazie a voi. Appuntamento a prestissimo. Arrivederci a domani. Ciao. Buon ciao, lavoro ciao. Per oggi. Ciao. E siamo quindi in clausura di questa nostra trasmissione. Oggi abbiamo cercato di affrontare quello che è un argomento diverso, ma secondo me ugualmente importante, di quello che è la prospettiva delle società, perché le prime squadre sono nulla se non abbiamo dietro qualcos'altro. No, poi mi fa molto piacere, mi permetto di aggiungere solo una cosa, tutte le cose giuste che ha detto Guido. Non ci si allena facendo le partite, ci si allena in palestra sudando e facendo quello che lui ha detto, ripetizioni fondamentali e le cose che si imparano stando vicino agli allenatori. Siamo in chiusura, grazie innanzitutto a Guido Pozzi. Grazie a voi.
sempre graditissimo ospite, l'appuntamento è una prossima occasione, sperando che di continuare ad avere buoni riscontri da tutte le nostre squadre. Il ringraziamento naturalmente a voi che ci avete seguito da casa, l'appuntamento è per settimana prossima, la raccomandazione spero me la concederete come al solito, è quella: seguite le nostre squadre soprattutto sui campi, ne vale sempre la pena. Arrivederci. Like move to the left, move to the right, ah. Now move a little back and do it, say my now, bounce for me, bounce.